E allora, signori, adesso inizia la magia. Indovinate che cos'è? Lo scoprirete tra pochi secondi. Eccolo qui, il garant dell'ICS. Allora, signori, io lo sto aprendo con voi. Mi è arrivato praticamente pochissimi minuti fa e adesso lo apriamo. Ma vediamo. La scatola, vabbè, sì. Oh mio Dio, ho rotto la scatola. È perché c'era qua. Allora, la scatola si presenta abbastanza carina, devo dire la verità. Questo qui, ecco, meglio, è il fucile. Allora, abbiamo il libretto delle istruzioni, addirittura con un CD. Cioè, sarà penso un videogioco o comunque qualche cosa pubblicitario, non lo so, poi vedremo anche questo. Niente, si apre. Aspetta, riusciamo ad aprirlo. E qua praticamente c'è come smontare il fucile. Ovviamente in tutte le SG abbiamo questo tipo di manuale. E qua è in giapponese e in inglese, ovviamente. Abbiamo tutto, si capisce dove si regola praticamente l'op-up, l'apertura, quindi ci sarà, qua ci sarà praticamente come inserire i pallini, insomma, come regolare le tacche di mira, insomma, tutto quanto. Vabbè, vaffanculo. Il CD, lo vediamo poco, quindi vaffanculo anche il CD. I pallini. Pallini dell'ICS. Questi sono, penso, da collezione più che altro. Abbiamo un caricatore. Il caricatore dai siti che ho visto praticamente è da 24 colpi. Quindi inseriremo o con, diciamo, con un caricapallini o a mano i pallini qua dentro. Ah no, abbiamo pure il caricapallini. Che più che altro sembra un toy sex, però si usa, diciamo, per caricare i pallini. Si carica tutto, si tiene qui. Ovviamente andranno, penso, 24 pallini. Questo comodissimo da portarselo in gioco, effettivamente. Penso che non lo userò. Quindi qua abbiamo quindi il caricatore e ora vediamo il fucile. L'asta per pulire il fucile. Oh mio Dio! Aspetta che faccio un'inquadratura migliore. E allora, signori, mi sono messo, diciamo, per l'occasione l'M42, questo è il Garand. Poi farò dei video diciamo, in azione anche per testarle e vedere quant'è la potenza. Dove l'ho comprato? Intanto è costato tutto 350 euro circa, più 9 euro di spedizione. Allora, ho notato che è bello pesante. Pesante quasi quanto quello vero, perché io quello vero disattivato l'ho, diciamo, utilizzato. I legni sono ben fatti, sembra proprio fatto con un bel legno, tutto ingrassato, infatti è abbastanza unto. Che cosa devo dire d'altro? Allora, iniziamo a capire. L'op-up si regola in questo modo. Si tira indietro praticamente la leva di armamento e si regola verso sinistra, verso destra. Il caricatore si sgancia attraverso questo bottoncino. I caricatori che mi sono arrivati sono due. Ho messo così. Bisogna caricarlo prima diciamo, per sparare il corpo. La ICS nella sua infinita bontà non mi ha dato né il caricabatterie né la batteria, però la batteria va messa qui dietro il calcio. Ovviamente tu paghi 350 euro, non ti possono dare una batteria da 15 euro, no, te la devi andare a comprare tu. Per il resto non so se potrà subire magari qualche variazione sostituendo delle parti originali, io spero di poterlo fare. Però sostanzialmente al primo impatto,
come arma, costata quello che è costata, è qualcosa di veramente, veramente, veramente favoloso. E allora, signori, qua c'è il Garand. Proviamo un... siamo nel campo, un campo di software, e adesso proviamo praticamente questo Garand. Il caricatore, abbiamo detto, esiste anche in questo modo. Qua ci sono 24 pallini. Mette qui, si regola lo pop tramite una vite che abbiamo qui, e si spara. Sentite il botto? Vediamo se riesco a far vedere i pallini. Allora, come arma ci vale tutti 350 euro. In gioco è però sconsigliabile, visto che abbiamo giocato con caricatori maggiorati da 300-400 colpi, quindi non conviene utilizzarlo. Però fa la sua porca figura. Va bene. Da Ivan è tutto, un saluto.